Vogliamo vedere, c'è un filmato della Bella, cominciamo con lei. La Bella, Alessia Merz, il c'è suo film. C'è un primo filmato suo, perché vediamo. Sta per uscire o è uscito? No, Pasqua esce, Gli Inaffidabili, vediamolo. Di Jerry Calà. Vediamo un pezzo di questo cavolo. Vuoi commentarci queste immagini? No, non è questo. Qual è questo? Perché è quello dell'altro. Sono cose che accadono in diretta. Va bene, allora passiamo a quello di lui. A te, mio caro, tranquillità. Questo è il mio. Ah, no, è quello di lei. Ci abbiamo ripensato. Adesso questo è quello di lui. Giurato. Adesso il suo film, il titolo e gli attori. Stiamo vedendo le prime scene. Ma di quale, però? No, questo è sempre il suo. Bene, si vede che con i filmati o non ci azzecco io o oggi non abbiamo molta fortuna. Tutte e diciamo due, forse. Non ci azzecco io, così siamo tutti contenti. Questo è sempre il tuo? Questo è sempre il mio, perché praticamente ti stavo finendo di dire. Dici. Vabbè, lasciamo stare, che è meglio. Dai. Io ho un servizio su uno smemorato in Brasile, volevo sapere se è questo che va, per piacere, sei in onda, perché questo mi era stato detto. Sei in onda, giurato, In diretta anche. Possiamo mandare questo servizio, giurato, per favore? Ma in modo di condurre? Sei in onda. Allora, un italiano si trova nell'immenso Brasile. È pronto. Per lui si conduce. Ci vediamo venerdì prossimo, stia fermo qui, perché stiamo qui aspettando la famosissima cantante Domino. Domino. Dove va? La chiama. Domino, dove sei? Ma chi è? Non è un cane. Domino, no, Domino, no. Ma cosa? Non c'è, per il momento Domino non c'è. E allora rimaniamo tranquillamente in studio. Non l'altro deve stare fermo lì, col servizio che stiamo per presentare. No, non è arrivato. Le finte fa. Col servizio che stiamo per presentarvi. Ma non finisce. Domino! Prova, Domino! Tutto in regola. Non è arrivata. Un fenomeno. Ascoltiamolo, parole sue. State bene. Non ho capito. Dimmi. Non ho una cosa oggi, una delle tante che non capisco nella vita. Non ho capito, è vero? L'ha detto lui, sempre in onda, lui non sapeva di essere in onda.